Ciao, bentrovati! Oggi una nuova attività di accoglienza per i nostri studenti, questa volta Google Earth, un applicativo di casa Google che si presta benissimo a qualsiasi tipo di attività di storytelling ed è proprio quello che gli chiederemo di fare, di raccontarsi, quindi raccontare se stessi attraverso immagini e parole e raccontare i luoghi delle loro ultime vacanze estive, immaginarie o reali che siano. Dopodiché saranno chiamati a tracciare un percorso dal luogo di residenza al luogo delle loro vacanze e raccontare magari anche il viaggio verso questa meta. Ora, se siete curiosi, come sempre, restate con me. La prima operazione che faremo sarà quella di chiedere all'amministratore della console della nostra Google Workspace se Google Earth è stato attivato come servizio aggiuntivo. Nel caso in cui fosse così, sulla Omnibox del nostro browser Chrome digitiamo Google Earth. Sarà il primo risultato della nostra ricerca, vedremo che accederemo al grande mappamondo che lui chiama incredibilmente dettagliato. Per iniziare a lavorare con Google Earth occorre avviarlo, ok? L'applicativo è un po' pesantuccio, quindi richiederà un po' di tempo. Troviamo il pulsante sia in alto a destra sia in basso a sinistra qui dietro di me. Avviamo Google Earth, come vedete effettivamente un po' di tempo, non preoccupatevi perché l'applicativo, ripeto, è pesantuccio. Nel momento in cui si sarà avviato occorrerà cliccare su questa icona che è l'icona di creazione del progetto, quindi ok, mi sposto nuovamente sulla destra, anzi mi metto proprio qua in alto perché do effettivamente fastidio, quindi a questo punto clicchiamo su crea. Dove dobbiamo crearlo? Lui di default inserisce questo nostro progetto all'interno di Google Drive, dove sappiamo vengono storati tutti i file che noi creiamo con gli applicativi Google. Bene, la prima voce ci sta bene, iniziamo a dare un titolo al nostro progetto e lo chiameremo un piccolo viaggio nei nostri luoghi, ma insomma ognuno di noi può chiamarlo come vuole, con una piccola descrizione. Io metto adesso un finto testo. Eccolo qui, in questo modo abbiamo creato il progetto, gli abbiamo dato un titolo, gli abbiamo dato una descrizione. Occorre a questo punto iniziare a inserire le nostre tappe, quindi i luoghi in cui viviamo e i luoghi in cui invece siamo stati in vacanza. E allora abbiamo in basso qui un pulsante che dice nuovo eletto. Naturalmente il docente inizia a parlare di sé, quindi inizia a parlare delle proprie vacanze, in modo tale anche da dare allo studente un'idea di quello che dovrà fare. Quindi clicca su un nuovo elemento, cerca per raggiungere un luogo. Allora io sono a Cava dei Tirreni, abito in via Schreiber. Eccolo qui, me l'ha trovato. Ci clicco sopra, lui mi porta effettivamente nel mio luogo di residenza, quello che ho appena ricercato, e qui alla destra mi apre questa piccola scheda. Bene, il prossimo step sarà quello di aggiungere questo luogo, questo segnaposto al nostro progetto. Quindi clicco su aggiungi il progetto, lui mi chiede ti sta bene il titolo, ti sta bene il progetto a cui aggiungerlo, il titolo non mi sta bene perché io voglio dire che sono Arianna Pisa Pia e poi sì, abito a via Corradino Schreiber. Ok, bene, clicco su salva e il luogo mi si andrà a mettere qui sulla sinistra. Ok, a questo punto aggiungo un nuovo elemento perché inserisco il luogo, la destinazione delle mie vacanze estive, Milos in Grecia. Eccolo, quindi ci clicco, lui mi porta in Grecia. Eccolo qui, mi apre anche una scheda sulla destra e ancora una volta io dirò ok, bene, aggiungi al mio progetto. La chiamerò Milos, mi sta bene, un piccolo viaggio ai nostri luoghi e il progetto al quale la stiamo aggiungendo, e clicco su salva. Bene, il prossimo step sarà quello di collegare il mio luogo di residenza col luogo di destinazione delle mie vacanze estive. Quindi che cosa farò? Cliccherò su un nuovo elemento, nel menu che mi si apre sceglierò la voce traccia linea o forma, mi posiziono qui sul segnaposto di Cava, un singolo clic trascino verso il luogo di destinazione e doppio clic sul luogo di destinazione. Eccolo qui, a questo punto lui mi apre una piccola scheda in cui mi chiede il titolo del luogo e io dico viaggio verso la
Grecia. Lo salvo nel progetto che ho appena creato, un piccolo viaggio nei nostri luoghi, e clicco su salva. Quindi, come vedete, a questo punto noi abbiamo creato una scheda, un segnaposto col nostro luogo di residenza, un segnaposto con il luogo delle nostre vacanze estive e una linea che traccia questo percorso che da Cava, nel mio caso, mi porta in Grecia. L'ultimo step che andremo a fare prima poi di personalizzare un po' tutti i vari elementi sarà quello di inserire una scheda, una sorta di copertina di questo viaggio. Quindi cliccherò su un nuovo elemento e sceglierò diapositiva schermo intero. Suggeriremo a ogni studente di creare la propria diapositiva personalizzata, ok? Quindi questo è il viaggio di Arianna. Bene, non inserisco nulla come descrizione, ma vado a mettere un'immagine di sfondo e me la carico dal mio dispositivo dove l'ho già inserita la mia copertina. Eccola qui. Qualche secondo e lui me la carica. Ok, perfetto. E anche questo è fatto. Come vedete, non c'è bisogno ogni volta di salvare perché lui salva tutto in automatico. Dunque, il prossimo step sarà quello di mettere un po' in ordine i vari elementi che abbiamo inserito, perché ovviamente è necessario iniziare con la copertina. Quindi io clicco sull'ultimo elemento che ho inserito e lo posiziono al primo posto. Poi mi sta bene parlare del mio luogo di residenza, in cui chiacchiererò un po' di chi sono, racconterò chi sono, il luogo di destinazione e infine il viaggio che mi ha condotto da Cava a Milos. Bene, non ci resta che personalizzare adesso i vari elementi. La copertina è già ok, perché ho inserito un elemento di sfondo e ho inserito anche un'immagine, e ogni studente potrà personalizzare la propria copertina. Andiamo invece a raccontare chi siamo nella seconda scheda, quella in cui abbiamo posizionato il nostro luogo di residenza. Bellissima questa possibilità che ci offre Google Earth di sostituire le informazioni che lui ci aveva dato relativamente a quella posizione. Quindi basterà cliccare su sostituisci. Qui potremo inserire magari qualche immagine nostra, qualche foto, quindi andiamo magari a prenderla dal computer, andiamo a prendere una serie di foto che avevamo già precedentemente caricato, quindi ogni studente potrà fare lo stesso, quindi caricare qualche immagine di sé. Andiamo a prenderne un'altra, quindi insomma in modo da tale da realizzare qualcosa di più simpatico. Avremo addirittura la possibilità, come vedete, di caricare oltre le foto anche qualche video. Quindi grande ricchezza di possibilità che ci offre appunto Google Earth, come sempre. Titolo è ok. A questo punto ognuno di loro si racconterà, potrà farlo in italiano, potrà farlo in inglese. Questa è la scheda in cui appunto racconta chi è. Anche in questo caso, come sempre, insomma, poco testo. Abbiamo anche un minimo di possibilità di formattazione del testo stesso. Come vogliamo a questo punto visualizzare la nostra scheda di presentazione? Di default lui ci dà un piccolo riquadro di informazioni, ma noi potremmo anche scegliere di metterlo grande se magari abbiamo molte informazioni da visualizzare. Ok, immaginiamo che questo testo sia molto, quindi noi avremo la possibilità di ingrandire lo spazio che ospiterà il testo stesso. Poi possiamo andare a personalizzare, a customizzare il segnaposto, cioè questo cosettino giallo che lui ci ha posizionato qui sul nostro luogo di residenza. Potremo colorarlo, potremo cambiare anche l'icona, ma la cosa più interessante, che sicuramente piacerà anche ai nostri studenti, sarà quello addirittura di caricare un'icona personalizzata, e possiamo come sempre prenderla dal nostro computer, da Drive. E una volta inserita questa icona, cliccando su mostra opzioni avanzate, avremo anche la possibilità di ingrandire l'etichetta. Eccola qui, se la mettiamo molto grande, l'etichetta, eccola qui, assume delle dimensioni maggiori, ma nel momento in cui noi andremo a trasformare queste dimensioni predefinite in molto grande, anche la nostra icona aumenterà in dimensioni. E quindi abbiamo personalizzato la nostra scheda. Andiamo a vedere un esempio, eccolo qua, un primo esempio. Quindi abbiamo la copertina.
e poi abbiamo la descrizione del nostro luogo di residenza con la possibilità, poi vedete, di uno scroll tra le varie immagini che abbiamo caricato. Ok, bene, torniamo indietro e andiamo a personalizzare il luogo delle nostre vacanze. Quindi clicchiamo, ci mettiamo in corrispondenza di Milos, clicchiamo sulla matitina, eccolo qui, e anche in questo caso possiamo sostituire la scheda che lui ci aveva dato di default con una scheda personalizzata. Quindi magari qui andiamo a ricercare online qualche immagine di Milos, di questa bellissima isola greca, quindi la carichiamo, ne possiamo aggiungerne più di una, possiamo addirittura aggiungere anche qualche video preso da YouTube, e quindi insomma abbiamo la possibilità di arricchire la nostra scheda. Qui inseriremo una piccola descrizione di Milos, peraltro come vedete noi all'interno abbiamo anche un'icona di collegamento, quindi potremo anche inserire, selezionando un testo e cliccando su questa icona, il collegamento magari ad un sito web di approfondimento dell'isola di Milos. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di modificare il riquadro di informazioni da piccolo a grande, o potremmo anche nasconderlo, e personalizzare anche il segnaposto. E dunque il lavoro di preparazione, di organizzazione iniziale può dirsi concluso. Il docente clicca su presenta e in questo modo può effettivamente guardare il risultato finale. Ogni studente, così come il docente, avrà la sua copertina, avrà la scheda informativa col segnaposto del luogo in cui risiede e un breve racconto di sé corredato da una serie di immagini. Dopodiché ci sposteremo verso il luogo delle proprie vacanze. E oltre alla possibilità di avere una scheda descrittiva con delle immagini che sono state caricate, guardate quanto è bella la possibilità, grazie a Pegman. Quindi clicco su Pegman e mi sposto direttamente sull'isola di Milos. Io ho la possibilità, grazie a Street View all'interno di Google Earth, di poter visitare effettivamente i luoghi più belli dell'isola greca. Vediamo dove ci ha portato Pegman. Vabbè, mi sono mossa proprio sulla spiaggia forse più brutta di tutte quelle di Milos. Ok, dopodiché andiamo verso l'itinerario di viaggio, quindi il racconto dell'itinerario di viaggio, che è possibile fare anche attraverso un video, magari un video che è stato registrato direttamente dagli studenti, oppure andando avanti qui inserendo anche delle foto, magari anche le foto di questo viaggio con il racconto attraverso le parole. Bene, è tempo di invitare i nostri studenti a collaborare. Come possiamo farlo? Qui in alto a sinistra abbiamo l'icona di un omino con il più a fianco che ci aprirà la scheda di condivisione di Google. Abbiamo la possibilità di condividere questo progetto via email nella prima scheda oppure via link nella seconda. Clicchiamo, per esempio, non avendo gli indirizzi ovviamente dei vostri gruppi classe o dei vostri studenti, io opto per la seconda condivisione, e cioè quella tramite link. Però restringo comunque le persone con cui voglio condividere con quelle all'interno, che risiedono all'interno della mia organizzazione. Che cos'è importante a questo punto? Dire che i nostri studenti non avranno solo la possibilità di visualizzare, ma anche quella di editare. A quel punto copio il link, quindi il docente copia il link, accede a Classroom, quindi Waffle di Google accerta che quello sia il suo indirizzo di log all'interno di Google, col quale si è loggato in Google, accede a Classroom, sceglie la classe all'interno della quale ha intenzione di condividere questo progetto, va nell'area lavori del corso, crea, lo definisce come compito perché prevede effettivamente una restituzione, un viaggio nei nostri luoghi, un piccolo viaggio se non erro nei nostri luoghi. Qui inserirà naturalmente la consegna, dopodiché sul pulsante aggiungi inserirà il link che aveva precedentemente copiato. Bene, lo assegna a tutta la classe, prevede una data di scadenza, qui possiamo immaginare anche insomma una decina di giorni per la consegna, lo associa ad un determinato argomento, quindi nell'area English, se l'attività per esempio è in inglese, e clicca su assegna.
Questo è lo studente Mario Rossi, il quale andrà sul Waffle di Google, si accerterà che sta navigando effettivamente col suo account, accede a Classroom, va nella propria classe in cui sa che gli è stato assegnato quel compito, area lavori del corso, ci troviamo dentro English, un piccolo viaggio nei nostri luoghi, apre il compito, clicca su Google Earth e automaticamente verrà indirizzato all'interno di quel progetto, in cui sa già che cosa dovrà fare. Le operazioni sono le stesse di quelle che ha fatto già il docente, cioè dovrà creare la propria immagine di copertina, dovrà creare i propri luoghi di residenza e di destinazione delle proprie vacanze, tracciare una linea di percorso tra le due e poi andare a personalizzare tutti gli elementi. Ed eccoci qui, giunti alla fine del nostro di viaggio insieme. Io spero che l'attività possa piacervi, un pochettino più articolata rispetto ad altre attività che ho proposto all'interno di questo canale, ma sicuramente estremamente divertente per i nostri studenti, ai quali piacerà raccontare i viaggi che hanno fatto, viaggi reali o immaginari e che fossero, e chiaramente vedremo come questo grande mappamondo si caricherà via via di tutte le schede che verranno inserite dai nostri studenti, e sarà bellissimo anche per loro andare a visitare altri luoghi che saranno stati caricati dai loro compagni di classe. Sarà anche un modo per conoscersi meglio, per conoscere meglio la prof e per cominciare al meglio questa grande avventura che sarà il nuovo anno scolastico. Grazie come sempre per l'attenzione, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao!